Buongiorno a tutti, io mi chiamo Massimo Refferré, ho lavorato una vita in VMware e per VMware e da un paio di mesi a questa parte faccio parte del team di Amazon Web Services. Io sono Danilo, Technical Evangelist in Amazon Web Services, un po' più di tempo di Max che seguo questa iniziativa legata al cloud. A questa cosa che si chiama cloud. Questa cosa. Allora, un po' di messaggi prima di cominciare, abbiamo 40 minuti circa. L'idea della sessione è quella di farvi vedere un po', in modo anche chiaramente un po' zippato per limiti di tempo, che cosa fa Amazon Web Services, partendo dal basso, dall'infrastruttura, fino ad arrivare ai servizi un pochettino più evoluti. Questo è un po' il tema della sessione. La seconda cosa è che non parleremo di VMware on AWS in questa sessione, perché questa sessione parlerà esclusivamente dei servizi, fra virgolette, nativi di AWS. Ci sarà una keynote finale fatta da Frank Denaman, specifica su VMware on AWS. Noi qua non lo tocchiamo, al limite qualche accenno, ma non ci sono slide, non c'è un talk specifico su questo. Okay? Per cui questo. Se pensavate di sentire VMware on AWS, non voglio mandarvi via, per l'amor di Dio, però volevo chiarire questa cosa. Sì, l'idea è anche di aiutarvi a vedere la nostra terminologia, così sarà più chiaro anche seguire voi il keynote di chiusura. Esatto, esattamente. Allora, partiamo dal basso, dal livello infrastrutturale, cos'è e che cosa fa AWS, Amazon Web Services. La slide fa vedere quella che è l'infrastruttura globale di Amazon Web Services, in particolare il concetto di region e location. La region per noi è una regione sulla faccia della Terra, poi vedrete nella slide quando apparirà che il footprint è fondamentalmente globale, e in queste region esistono due o più data center fisici che noi chiamiamo availability zone. Per cui questa è un po' l'idea fondamentalmente del layout dell'infrastruttura Amazon. Questi bollini che vedete, quelli in giallo, sono le region esistenti, per cui voi potete scegliere se mettere i vostri workload e i vostri dati all'interno di questi bollini, e come accennava Danilo, non vengono spostati a meno che non siate voi a dire ad AWS di replicare un determinato dato all'interno di un'altra region. Per esempio fare il backup di un database in un'altra region all'interno di un'europea o al di fuori. Quelli che vedete in verde invece sono le region che abbiamo annunciato ma che non sono ancora disponibili al momento. Oltre al concetto di region c'è questo concetto di edge location, per cui alcuni dei nostri servizi, CloudFront per menzionare alcuni nomi per chi di voi li avesse già conosciuti, sono anche presenti in aree geografiche che sono molto più capillari rispetto alle region, no? Per cui le region vedetele un po' come dei veri e propri data center dove potete fare il deployment dei vostri workload in modalità ben definita, mentre le edge location sono delle location che vi permettono di fare caching, ad esempio, di contenuto, ad esempio. Quindi potete sì fare caching, oppure anche il nostro DNS globale è erogato da questa edge location, e ne abbiamo due in Italia, una a Milano che è stata presente da parecchi anni e la seconda a Palermo che è stata lanciata poche settimane fa. Esattamente. Una slide che fornisce qualche dettaglio in più sul concetto di region e availability zone a cui facevo riferimento prima. Noi abbiamo, diciamo, una nomenclatura ben precisa che potrebbe non matchare con quella di altri fornitori di servizi di questo tipo, dove noi diciamo che fondamentalmente la region è una determinata regione geografica all'interno della quale esistono due, tre o più availability zone. L'availability zone è un data center distinto e separato connesso con le altre availability zone a velocità, ad alta velocità fondamentalmente. Spesso è anche più di un data center, quindi immaginate che una availability zone può essere un cluster di data center. E
e quindi sono connesse tra di loro all'interno della region a bassissima latenza e sono di solito distribuite anche con profili di rischio differente, quindi in modo che se ad esempio utilizziamo fornitori di connettività internet o fornitori di energia elettrica differenti all'interno della stessa region per le availability zone separate, in modo che qualsiasi tipologia di guasto abbia la minor probabilità di impattare più availability zone della stessa region. Esattamente. Fondamentalmente facciamo girare un certo numero di servizi che, come accennavo inizialmente, vanno dai servizi infrastrutturali di base, poi abbiamo alcuni alcuni esempi su questa parte infrastrutturale di base, ma sono i tipici building block, storage, network e parte computazionale, fino ad arrivare a dei servizi di molto più alto livello a cui accennerà Danilo nel proseguo della discussione. Per cui fondamentalmente quello che tendenzialmente faremo è guidarvi con chiaramente accenni, perché non si può entrare nel dettaglio di questa di tutti questi servizi e guidarvi su alcuni di questi livelli. Su questa slide magari rimaniamo un minuto per farvi notare alcune cose. Per cui c'è una parte che chiamiamo di core service o foundational services, che è per l'appunto la componente base dove AWS fondamentalmente è nata, che è fondamentalmente la possibilità di fornire capacità rete, storage e capacità computazionale al consumer, per cui all'utente AWS. Voi, se avete un account AWS, siete un consumer di AWS che può sfruttare questi servizi. Ci sono poi tutta una serie di servizi verticali a cui Danilo accennerà molto brevemente durante la seconda fase della presentazione, ma che non stiamo a discutere uno per uno perché non abbiamo un mese di tempo per entrare nella discussione di questi servizi di dettaglio, che indirizzano le problematiche di determinati use case, di determinate fasce di utenti, che vanno dagli sviluppatori, da chi deve fare analytics su un set di dati, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui questa è tutta la parte che vedete, la parte superiore della slide che fa vedere tutti questi bollini. Esiste anche sulla parte sinistra questo concetto di architettura ibrida, per cui alcuni di questi servizi sono nati e sono stati sviluppati proprio per permettere delle architetture ibride, come ad esempio Direct Connector, a cui accenneremo molto brevemente nelle slide successive, ma ci sono tutta una serie di altri servizi a questo proposito. E l'ultima slide, l'ultima vertical sulla sinistra sta solo a dire che esistiamo, cioè non è solo un sito web. Amazon Web Services si sta attrezzando per arrivare, diciamo così, anche a livello molto capillare, per seguire direttamente i clienti, figure come le mie, Solution Architect, che lavora a diretto contatto con clienti per aiutare i clienti a disegnare architetture su un'infrastruttura cloud di questo tipo. Per cui, come dicevo, qui si potrebbe parlare per giorni, ma dobbiamo solo dare dei flash. Ora, se vogliamo entrare in alcuni dettagli di che cosa sono questi servizi infrastrutturali di base, per poi crescere velocemente e capire quali sono quelli un pochettino più avanzati, generalmente si parte da quello che noi chiamiamo EC2, per cui è l'istanza computazionale, la macchina virtuale per chi arriva da un background tipicamente VMware. All'interno della macchina virtuale girano sistemi operativi tipicamente Linux e Windows. L'altro costrutto fondamentale che permette di fare il deployment in una modalità sicura di queste istanze EC2 è quello che noi chiamiamo VPC o Virtual Private Cloud. Virtual Private Cloud è una serie di diciamo, strumenti e servizi che permettono all'utente finale di creare un data center logico all'interno del cloud Amazon, o meglio all'interno di una region del cloud Amazon. Ah, scusate, perché siamo un po' sfasati con quello che vediamo qua e quello che vediamo dall'altra parte. Ritorniamo indietro sul discorso EC2 e rimaniamo un attimino sul discorso EC2 a cui accennavo prima. Una delle cose fondamentali che stavamo discutendo anche ieri con Danilo mentre parlavamo
dicevamo del contenuto della presentazione, è che il modo in cui io consumo queste istanze EC2 è diverso rispetto al modo in cui io istanzio delle macchine virtuali, non tanto dal punto di vista pratico, nel senso che poi alla fine sono clic su un'interfaccia piuttosto che delle API call che cambiano, ma il modo in cui io ottimizzo la mia infrastruttura è tendenzialmente diverso rispetto a quello che faccio su una mia infrastruttura VMware tradizionale. Su un'infrastruttura VMware tradizionale l'ottimizzazione sta nel mettere più workload possibili all'interno di un set di macchine fisiche che io ho tendenzialmente acquistato, per cui tutti i concetti di overcommit delle risorse, di tuning di queste risorse. In un cloud, nel cloud Amazon i concetti di ottimizzazione sono tendenzialmente diversi, no? Per cui non esiste un concetto di overcommitment, ma esistono altri concetti che fanno leva sulla dinamicità dell'ambiente. Per cui la mia ottimizzazione dei costi la ottengo non cercando di mettere più macchine virtuali possibili all'interno di un set fisico ben definito, cosa che io nel cloud non vedo tendenzialmente perché non ho la visibilità a questo livello, ma lo faccio istanziando ed instanziando queste macchine virtuali al momento in cui ho bisogno di fare questa cosa, no? Per cui esistono dei concetti di ottimizzazione che sono leggermente diversi rispetto a un ambiente VMware tradizionale. L'ultima parte di questa slide è il concetto di load balancing, per cui all'interno di ambienti cloud, specialmente su applicazioni tipicamente più evolute che scalano orizzontalmente, all'interno del cloud io ho degli strumenti nativi che mi permettono di dire innanzitutto di autoscalare, come fa vedere la seconda immagine, i miei workload in base al bisogno, per cui non sono io che devo continuare a cliccare per far salire o far scendere il numero di istanze, ma è, diciamo, il sistema e la piattaforma che lo fa per me. Esistono questi concetti di bilanciamento dove io punto alla mia applicazione puntando a un load balancer che fa spray, come si dice, sulle mie istanze EC2 che in quel momento a fisarmonica nascono e spariscono dipendentemente dal bisogno. Per cui tutti questi strumenti sono nativi all'interno della piattaforma. Andando avanti, sempre parlando di questi strumenti, diciamo così, più infrastrutturali, più vicini al mondo da dove veniamo noi, mi ci metto ovviamente anch'io visto il mio background, VPC o Virtual Private Cloud, abbiamo accennato prima, è quello strumento che mi permette di creare questi data center virtuali con questi oggetti che tipicamente nel mio data center sono degli oggetti fisici, per cui routing, piuttosto che gateway verso internet, eccetera. Qui potete fare tendenzialmente le stesse cose, ma con degli oggetti virtuali che vengono istanziati nativamente. Direct Connect è invece, tanto per spiegare un po' la terminologia che utilizziamo, è quel servizio, AWS è uno dei tanti bollini che avete visto inizialmente, che vi permette di creare una connessione fondamentalmente privata dal vostro data center alla region AWS, alla region Amazon. Molti clienti, di solito il pattern che molti clienti adottano è partono con un VPC che permette di creare delle VPN via software tra il vostro data center e il VPC di Amazon, per cui delle connessioni sicure che viaggiano su internet. Nel momento in cui ho bisogno di fare qualcosa di più o ho bisogno di creare un qualcosa di, diciamo, percepito più sicuro, più performante, eccetera, ho la possibilità di creare queste connessioni private tra il mio data center e la region di AWS. L'ultimo servizio su questa slide è quello che noi chiamiamo Route 53 ed è il DNS gestito da Amazon, per cui è un servizio DNS che è totalmente gestito da Amazon e per cui esiste questo concetto di voi consumate un servizio che viene gestito in toto da Amazon. E qui stiamo cominciando ad entrare un po' più nell'ottica di servizi che sono implementabili tramite software dall'utente finale, cosa che comunque potete fare tranquillamente, magari basandosi su istanze EC2, ma di cui volete fare l'offload della gestione dandole in carico al cloud provider. Route 53 è uno di questi esempi. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Tutto un altro set di servizi
sempre a livello infrastrutturale, tipicamente diciamo nell'ambito dello storage, sono i cosiddetti storage services, per l'appunto. Per cui all'interno del cloud Amazon, ripeto, sempre comunque a questo livello di building block infrastrutturale, compute l'abbiamo visto, EC2, network tendenzialmente l'abbiamo visto con quell'accenno a VPC, Direct Connect, siamo passati alla parte storage, e qui esistono diverse, diciamo, alternative da un punto di vista dello storage che io posso utilizzare. La più comunemente utilizzata, per chi di voi dovesse affacciarsi per la prima volta, è quella che noi chiamiamo EBS o Elastic Block Storage, e per cui la possibilità di associare un disco fisso, virtuale chiaramente, ad un'istanza EC2. Per cui il mio root device sarà un EBS che io collego, posso creare, posso collegare alla mia istanza EC2. Su questo io posso fare tutta una serie di cose, snapshot eccetera, che non abbiamo tempo di vedere, però fondamentalmente questo è uno delle alternative di storage più comunemente utilizzate all'interno del cloud AWS. S3, Glacier, le mischio un attimo in questa discussione solo per dire che sono un tassello fondamentale, uno dei primissimi servizi che Amazon ha sviluppato, e che è quello che viene definito object storage, per cui non è storage che io associo ad un'istanza, è uno storage che io posso consumare all'interno dell'istanza o posso consumare nativamente, perché io posso creare un endpoint del mio, e di fatto quando creo un bucket all'interno di S3 lo posso consumare direttamente, ma è uno storage tipicamente usato in fase di sviluppo di applicazioni per scalare la parte di backend nel momento in cui ho terabyte di immagini o cose di questo tipo che non voglio associare ad una determinata immagine o una istanza particolare di EC2, ma è un repository scalabile, performante, di backend su cui io posso appoggiare le mie immagini. Ci sono delle politiche diverse di accesso tra S3 e Glacier. Glacier, come indica il nome, è la possibilità, pagando meno, di avere delle performance di retrieving dei dati minori, tipicamente utilizzato per policy che dicono devo mantenere i miei dati per 15 anni, non voglio spendere soldi per tenere terabyte di dati per 15 anni che tendenzialmente a cui non accederò mai, e per cui li posso prendere e metterli su uno storage di un tier diverso che pago meno con delle performance differenti. AWS Storage Gateway ed EFS sono due strumenti molto interessanti, soprattutto arrivando da un ambiente e da un mondo VMware. Lo Storage Gateway fondamentalmente è un appliance che io posso tendenzialmente mettere all'interno del mio data center sul mio cluster vSphere, e che fa un po' da trade union tra il mio ambiente on-prem e il cloud AWS, per cui ho la possibilità di fare ad esempio caching all'interno del mio data center di dati che poi in background spedisco all'interno di AWS o S3 nella region di mia scelta, per cui ho la possibilità di portarmi il dato più vicino in quel concetto di architetture ibride, e anche questa è una cosa che su alcuni clienti VMware è spesso utilizzata. Sì, ad esempio anche per fare off-site backup, mi è capitato spesso clienti che hanno quella necessità, e in questo caso avete l'accesso normale al file system, esatto. Tramite la virtual appliance i dati sono poi replicati in Irlanda, a Francoforte o comunque lontano dal vostro data center, e quindi se avete la necessità di fare un off-site di alcune informazioni è estremamente semplice da configurare. Esatto. L'ultimo è EFS, Elastic File System, un NAS gestito fondamentalmente, per cui uno storage a livello di file, dove io tipicamente quello che faccio è creare una macchina virtuale, creare un servizio NFS, esportare eccetera eccetera, per cui mi devo gestire io, cosa che comunque lo posso fare all'interno di un'istanza EC2. EFS è un servizio gestito da AWS che vi permette di dire
creo un endpoint a cui io mi connetterò con un protocollo NFS senza dovermi gestire la dimensione della macchina virtuale, come faccio la security del dato, come replico il dato, eccetera, eccetera. È una cosa gestita non da... Non c'è neanche la preallocazione dello spazio con IFS. Voi create il file system a dimensione zero e vi costa esattamente zero, e poi nel momento in cui cominciate a mettere dati, lui si ingrandisce e cominciate a pagare per i dati che ci sono. Se cancellate un file, si rimpicciolisce e pagate solo per i file che ci sono. E giusto per farvi un'idea, abbiamo le due estremità, EBS, il block store, lo storage a blocchi, e dall'altra parte FS. Mentre per darvi la prospettiva, alcuni servizi come EBS vi danno la visibilità delle availability zone. Quindi quando lanciate una macchina virtuale o create uno storage a blocchi con EBS, voi dovete scegliere in quale availability zone dentro la region, quindi tipicamente ne avete due o tre, e quindi in quale data center all'interno della region volete queste attività essere configurate. E quindi diventa poi responsabilità vostra, ad esempio, replicare le macchine virtuali usando l'autoscaling su più availability zone, quindi su più data center. Altri servizi come S3, FS, Glacier sono completamente gestiti da AWS, quindi ogni volta che scrivete lì i dati sono replicati automaticamente in tre differenti data center e hanno una robustezza di 99.99, sono 11.9 per darvi l'idea della robustezza, quindi se avete il requisito di un dato che sia salvato in modo robusto, tutti questi servizi gestiti lo fanno in modo automatico. Se invece usate EBS, sta un po' a voi come create il data center. Esattamente. Per cui quello che abbiamo visto qua fondamentalmente sono quei building block infrastrutturali, compute, storage e network che vi permettono di, combinandoli, creare le vostre soluzioni. Ora cominciamo ad alzarci un po' di livello passando su quello che noi chiamiamo database services, dove fondamentalmente AWS che cosa dice? Non solo io ti metto a disposizione questi building block distinti e separati in modo tale che tu ti faccia fondamentalmente quello che vuoi, ma se vuoi un database ti posso offrire un servizio di database gestito che va sotto il nome di RDS, per cui voi scegliete, diciamo, il motore che volete utilizzare, Oracle, MySQL, Postgres, eccetera, eccetera, e AWS farà il deployment in alta affidabilità come opzione di questo database all'interno della region di vostra scelta. Se scegliete l'opzione di alta affidabilità, viene fatto il deployment in due differenti availability zone, per cui in due data center distinti e separati, e viene creata una replica tra queste due istanze, tutto gestito da AWS. La peculiarità di questo servizio è che voi avete ancora visibilità, non controllo, ma visibilità delle istanze C2 che noi deployiamo per fornire questo servizio qua. Esistono degli altri tipi di database tipo DynamoDB, ad esempio, che sono dei database completamente serverless, nel senso che, un po' come succedeva per il file system FS, voi non avete visibilità dell'infrastruttura sottostante. Voi quello che fate su questi database, che sono comunque replicati su diverse availability zone, eccetera, ma voi non avete visibilità di questa cosa qua, quello che fate fondamentalmente è creare tabelle e dire qual è il throughput che quella tabella deve avere, punto. Poi pensiamo noi a come scalare orizzontalmente quel determinato modello per fornirvi il throughput di cui avete bisogno. Ed esiste anche altri modelli differenti di database tipo Redshift, che anche questi sono dei database completamente gestiti da Amazon, in particolare il servizio Redshift è orientato alla parte di data warehouse, per cui clienti che hanno necessità di fare crunching di dati in quell'ottica trovano beneficio ad utilizzare un servizio che mette a disposizione quei tool particolari senza necessitare che l'utente debba installare o configurare un data warehouse a tutti gli effetti. Corro un po' perché siamo un pochettino in ritardo. Ritornando al discorso EC2, per cui istanze e fondamentalmente il discorso della ottimizzazione dell'utilizzo delle istanze, qui ci sono tutte chiaramente degli aiuti che noi possiamo fornirvi da un punto di vista di architettare la soluzione nel modo più adeguato possibile e soprattutto degli strumenti che voi avete a disposizione per capire il vostro tipo di utilizzo. Esistono diverse tipologie di istanze EC2, no? Partendo dalla free tier, che è quella che fondamentalmente viene garantita all'utente per il primo anno di utilizzo, fino a un certo numero chiaramente
di istanze per permettervi di familiarizzare con la piattaforma. Le istanze, diciamo, il modello principe delle istanze C2 è quello on demand, dove io fondamentalmente chiedo a AWS di istanziare una, 10, 100 istanze e pago per quello che sto effettivamente utilizzando, per cui se le uso per 3 giorni pagherò potenza computazionale che ho istanziato per quei 3 giorni e basta. Passando a reserved, spot e dedicated. Reserved è fondamentalmente, io so già che da qui al prossimo anno o da qui ai prossimi 3 anni utilizzerò le mie istanze EC2 in quantità X, e per cui per avere uno sconto aggiuntivo mi commetto a comprare X istanze per 1 anno o 3 anni. Il vantaggio ovviamente è che il prezzo di quelle istanze si abbassa perché non sono più on demand ma sono riservate. E si possono usare assieme all'on demand, quindi certo. Magari avete un gruppo in autoscaling, sapete che in media usate 3 macchine virtuali e poi c'è un picco asset che arrivate da 3 a 5, voi potete prenderne 3 reserved e 2 lasciarle on demand. È puramente un aspetto di fatturazione, una macchina virtuale non è reserved o on demand, è solo un discorso di come la si paga. Esattamente. Spot è una cosa molto particolare, dove entrate in un marketplace delle istanze EC2, per cui questo è, come dicevo prima, una cosa un pochettino di nicchia, dove se avete dei workload particolari, batch piuttosto che workload che possono essere istanziati in un istante X di tempo, ma non vi interessa quale sia questo istante X di tempo, avete la possibilità di entrare in questo mercato e comprare delle istanze EC2 a prezzi vantaggiosi quando questi prezzi sono disponibili sul mercato. Praticamente in base alla disponibilità che abbiamo possiamo accettare un prezzo più basso di quello normale. E ci sono clienti che ad esempio in ambito calcolo scientifico oppure il batch mensile che uno deve fare, lo si fa in questo modo, si può risparmiare fino all'80% del costo normale C2. Esattamente. L'ultima è dedicated, tipicamente usata per motivi di licensing, dove voi fondamentalmente dite quando istanziate un'istanza C2 deve stare su un hardware dedicato. E ripeto, non la vediamo spessissimo utilizzata, la vediamo utilizzata nel momento in cui devo far girare un software che richiede dei licensing particolari. A quel punto c'è la possibilità di fare lo stick dell'istanza su un hardware dedicato solo a me, in modo tale da sapere che cosa sto facendo girare. Tutto quello che abbiamo discusso fino adesso ha chiaramente delle ripercussioni su come io poi consumo il mio cloud e su quali sono i benefici, uno dei quali chiaramente è il discorso della possibilità che mi permette di sperimentare velocemente, no? Il concetto tipico del cloud è fail fast, per cui se ho qualcosa in testa che voglio provare non devo comprarmi un'infrastruttura per poter poi fare determinate cose senza nemmeno sapere qual è l'outcome di quell'esperimento che sto facendo, ma i cosiddetti POC piuttosto che gli esperimenti che voglio fare possono essere implementati veramente spendendo pochissimi soldi. Si discuteva prima sul discorso che in effetti ci sono dei POC di determinati applicativi, deployment eccetera, che funzionano per qualche giorno, qualche settimana, dove la spesa è nell'ordine delle dozzine di dollari fondamentalmente. Pensate a quello che bisognava fare precedentemente con l'acquisizione dell'infrastruttura, al di là dei tempi di attesa, ma pensate solo ai costi. L'esempio con cui concludo questa prima parte, poi la parte di Danilo invece comincerà a salire un po' sui servizi, non solo quelli dei database gestiti, ma servizi un pochettino più di alto livello, machine learning eccetera, è un esempio di quello che potete fare, per ritornare al titolo della sessione di Architecting on AWS, supponendo di voler istanziare un sito WordPress, avete la possibilità chiaramente di mettere tutto all'interno di un'unica istanza EC2, per cui database piuttosto che application server, front-end, eccetera, eccetera, all'interno di un'istanza EC2, esporla su internet e avere il vostro sito di front-end, oppure se volete fare le cose fatte bene, esistono dei pattern che devono essere utilizzati per fare questa cosa. E qui esiste tonnellate di documentazione e di tool che vi permettono di fare il deployment della vostra applicazione, in questo caso un esempio di WordPress, che se fate caso utilizza alcuni di quei servizi gestiti, per cui la parte database è stata esternalizzata e viene usato RDS su 2 availability zone distinte e separate, esiste una parte fondamentalmente WordPress applicativa che è bilanciata da un load balancer che non so se riuscite a vedere, però non voglio discutere i dettagli di questa slide, è per dire che
potete fare fondamentalmente quello che volete, potete partire da un setup non ottimale ma estremamente semplice, singole istanze, potete giocarci. Quando andrete in produzione dovrete fare delle cose un pochettino più particolari, come ad esempio vedete in questa slide, con il backend EFS gestito, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, questo era per darvi un'idea fondamentalmente della parte infrastrutturale, i servizi building block o services o foundational services. Adesso passo la parola a Danilo, che comincia ad alzarsi ancora un pochettino di più e a fornire dei servizi che vanno oltre la parte infrastrutturale di base. L'idea è proprio che come AWS noi stiamo assolutamente legati a quelli che sono i feedback dei nostri clienti, quindi quello che voi ci dite, ci consigliate di fare, noi cerchiamo di implementarlo. E per darvi un'idea, lo scorso anno noi abbiamo aggiunto più di 1000 nuove funzionalità AWS, quindi circa 3 al giorno se contate i giorni lavorativi, e queste nuove funzionalità non necessitano di upgrade. Voi semplicemente nel momento in cui rilasciamo una nuova funzionalità sulle macchine virtuali EC2 ve la trovate disponibile e se vi serve potete cominciare a usarla semplicemente dal giorno in cui è rilasciata. E alcuni degli ambiti dove i clienti ci stanno chiedendo molti investimenti sono anche questi, quindi al di là degli investimenti che facciamo e continuiamo a fare su EC2, S3 e i nostri sistemi servizi fondamentali, molti clienti ci chiedono di aiutarli a gestire container, perché gestire container è molto facile quando uso Docker sul mio ambiente di sviluppo, ma portarli in produzione quando ho centinaia di container che devono essere gestiti in alta affidabilità, in modo scalabile, si ripetono anche un po' i problemi tipici delle virtual machine. Gestire architetture serverless, quindi abbiamo lanciato nel 2014 questa idea con AWS Lambda, che è un servizio che permette di creare funzioni di cui noi gestiamo completamente la sicurezza, l'affidabilità, la scalabilità, e per le funzioni Lambda voi pagate soltanto i centesimi di millisecondo di esecuzione e le invocazioni, e c'è anche un free tier estremamente generoso, quindi potete cominciare a sperimentare con Lambda senza nessun costo. Il primo 1 milione di invocazioni al mese, i primi 3,2 milioni di secondi di esecuzioni ogni mese sono senza nessun costo, sempre con Lambda, è un free tier che non scade mai, quindi ci sono persone che lo usano per siti web, ci sono dei tool ad esempio che ti permettono di far girare Django dentro Lambda, e c'era una persona alla JeffConf dove ho incontrato, faceva girare il sito del proprio matrimonio che era scritto in Django su Lambda senza nessun costo. L'IoT e l'edge computing secondo me è un argomento estremamente importante, quindi per edge computing intendo tutti quei servizi connessi che funzionano al di fuori dei data center tradizionali, quindi dal server stand alone che sta magari in un ospedale, in un ufficio periferico, fino alla smart TV dentro le nostre case. Tutti questi dispositivi hanno i classici problemi di sicurezza e affidabilità, ma non stanno in un data center normale, quindi hanno necessità di servizi aggiuntivi per gestirne l'accesso. Tecnologia a supporto delle applicazioni mobili e wireless è un argomento estremamente interessante, che anche come Amazon abbiamo nelle priorità del nostro piano di sviluppo, è proprio il machine learning e l'artificial intelligence. E su questo volevo darvi un'idea, diciamo, dell'estremo opposto dei servizi, quelli più avanzati che abbiamo. In particolare, machine learning è un ambiente dove c'è necessità di moltissimo storage, quindi tipicamente si ha bisogno di petabyte di storage per poter salvare i dati su cui io vado a creare i miei modelli, e quindi posso usare servizi come S3 ad esempio per farlo in modo efficiente. Fare training, quindi ho necessità di moltissime risorse computazionali per creare questi modelli, e magari ne ho bisogno soltanto per 2 giorni, 3 giorni, poi una volta che ho creato un modello non mi servono più quelle risorse, quindi posso istanziare istanze spot, creare il modello e poi disabilitarlo, e poi far funzionare questi sistemi di predizione in esercizio. Tanto per farvi un'idea di cosa sta succedendo, questa è un'università in America che ha creato un modello per il linguaggio naturale, quindi loro analizzavano articoli scientifici, Natural Language Processing, e loro hanno fatto un'analisi che è durata alcune ore. Nel momento di picco hanno usato in una sola region, quindi in North Virginia, 1,1 milioni di virtual processor assieme per fare questa analisi. L'hanno usata per alcune ore e poi le hanno rilasciate, e hanno usato Spot tra l'altro per fare questo. Diciamo, qualcosa che è estremamente difficile fare in un ambiente on-premise. E noi in Amazon abbiamo tantissimi engineer, da quando siamo partiti nel 1994 machine learning fa parte del nostro DNA, pensiamo alle raccomandazioni che facciamo sul sito retail, pensiamo a come ottimizziamo la logistica per le consegne, sempre quando comprate qualcosa, ad esempio con Prime, fino a estendere e lanciare prodotti nuovi. Strumento del demonio. Hello. Ok. È uno strumento del demonio, perché ce l'avevo a casa in ufficio, scusate, ce l'avevo in ufficio, l'ho portato a casa per qualche giorno,
alla fine della giornata mia figlia, che ho accompagnato a letto, mi fa: papà, io Alexa, io voglio bene ad Alexa. Ho detto, no, parliamone, perché si sono messi a parlare, tra l'altro in sì, inglese. Perché quello che vediamo è che le interfacce così naturali, sì, conversazionali, sì, estendono... I bambini sono, cioè, veramente una cosa... Persone giovani, anche persone molto anziane, che tipicamente non possono usare in modo efficiente uno smartphone o un computer, in questo modo riescono a usare servizi avanzatissimi. E sono estremamente estendibili. Qualcuno di voi so che già lo fa, ma con una funzione Lambda io posso insegnare uno skill ad Alexa, ad esempio chiedergli se ci sono issue sul mio repository Git, posso chiedere a Alexa di fare la deployment in produzione in automatico. Tutte queste cose sono cose scriptabili in modo semplice e hanno costo o zero o veramente prossimo allo zero, perché le funzioni Lambda su questi volumi non hanno nessun costo. Noi machine learning cerchiamo di usarlo anche in ambiti più avanzati. Questo Amazon Go è un negozio che ad oggi è in beta a Seattle, ed è aperto solo ai dipendenti. È un negozio dove non c'è cassa, quindi voi potete entrare, prendere quello che volete, uscire, e poi vi arriva lo scontrino automaticamente generato, perché noi possiamo vedere cosa prendete. E chiaramente io la prima cosa che ho fatto, ho provato a prendere 3 barrette di cioccolato, ne ho posata una, ho fatto tutte le cose possibili, mi è arrivato lo scontrino corretto e ho pagato tutto il cioccolato che avevo preso. E al di là quindi dei servizi infrastrutturali di base fondamentali, quello che cerchiamo di fare è di dare anche servizi di più alto livello per gli sviluppatori, in modo che magari un'applicazione che gira su delle macchine virtuali si può integrare e avere ad esempio la capacità della visione. Amazon Recognition è un servizio che permette di analizzare immagini. Qui ho usato un'immagine abbastanza celebre, normalmente uso fotografie, e quello che fa, ad esempio, vede che in questa immagine c'è un human, una persona, è arte, un quadro, painting, portrait. Se andavo avanti avrebbe detto anche selfie, ma l'ho tolto perché non, effettivamente lui non sapeva l'anno in cui era stata scattata. Può fare content moderation, quindi se avete un'applicazione in cui gli utenti caricano immagini, fare content moderation prima di magari pubblicare l'immagine è un'attività estremamente complessa e onerosa, e questo lo può fare automaticamente con vari livelli di moderation a seconda della cultura e della tipologia di audience. Può analizzare le facce, quindi in questo caso dice: questa c'è una faccia, è una donna, ha tra i 26 e i 43 anni. In realtà, sono andato a vedere, Lisa del Gioconto aveva tra i 24 e i 26 anni quando è stata dipinta da Leonardo, quindi ci siamo avvicinati, nonostante sia un quadro nel passato e tutto il resto. Tra l'altro l'immagine ha notato che non sta sorridendo, not smiling, but appears to be happy, quindi è riuscito a centrare proprio il quadro della Gioconda, no? Il fatto che c'è questo sorriso enigmatico. E poi vediamo pure che non ha la barba, non ha i baffi e altre cose che magari sono abbastanza ovvie. Riconoscere celebrità, quindi ha riconosciuto Lisa del Giocondo, quindi se avete ad esempio, ci sono dei clienti che analizzano flussi video o immagini dei giornali e riconoscono le celebrità. Potete confrontare le facce, qui ha riconosciuto che la faccia è la stessa, quella è una copia che sta della Gioconda che sta al Museo del Prado, tra l'altro una copia che fino al 2012 nessuno voleva vedere, poi è stata restaurata, hanno scoperto che era probabilmente stata dipinta insieme alla Gioconda da uno studente. Infatti se guardate le prospettive, sembra che sia stata dipinta 3 metri di lato a dove dipingeva Leonardo, quindi adesso è uno dei quadri più apprezzati. Se capitate per Madrid, andatela a vedere. E dato che non avevo mai confrontato facce sui quadri, perché questo normalmente funziona con le fotografie, ho provato con un quadro di Raffaello, effettivamente, mentre qui la faccia era la stessa, qui mi dice che la faccia è diversa. E questa in realtà è un API che io posso integrare nelle mie applicazioni. E ci sono, ad esempio, clienti in Olanda, Binder, che hanno una piattaforma di content management e automaticamente analizzano le immagini caricate dagli utenti senza dover fare il tagging manuale delle immagini, in modo che io posso cercare e dire: dammi per esempio, se voglio fare un sito web, dammi un'immagine con una persona in bicicletta, un cielo nuvoloso. Tutte queste informazioni le ritrovo automaticamente. Speech, Amazon Polly, è la voce di Alexa, che potete usare come servizio indipendente, ma parla 24 lingue, incluso l'italiano, con voci differenti, uomo, donna, talvolta anche bambino. It was nice to live such a wonderful live show. Tra l'altro vedete qui live and live sono pronunciati differentemente a seconda del ruolo della parola nella frase, quindi lui fa un'analisi sintattica di quello che succede. It was nice to live such a wonderful live show. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, e la diretta via era smarrita. Quindi se avete bisogno di dare messaggi anche di notifica a dispositivi IoT, applicazioni mobili, siti web, è un API, anche qui c'è un free tier, il costo è estremamente ridotto. Se usate Duolingo, l'applicazione quella mobile, per imparare le lingue, usa Polly per creare le voci in tutte le lingue che ci sono nella piattaforma. C'è anche il Royal National Institute of Blind People, quindi persone che hanno problemi di vista in UK, questa istituzione utilizza Polly per generare dai testi che loro hanno audio
che può essere poi fruito dalle persone con problemi di vista. E l'ultima cosa che abbiamo aggiunto è il chat, quindi la possibilità di conversare sia via testo sia via voce. E qui usiamo lo stesso motore di Alexa, per questo si chiama Amazon Lex, se togliete le due A di Alexa viene Lex, e questo può essere utilizzato ad esempio Motorola Solution, non so se avete presente nei film americani i poliziotti hanno sempre questo walkie-talkie sul petto, quei walkie-talkie li produce Motorola Solution e ha una telecamera, e dato che negli Stati Uniti ci sono molte persone che vengono che sono perdute, missing, non so viene la traduzione, esatto, di cui il 40% sono anche bambini, questo dispositivo automaticamente può fare fotografie usando recognition, vede se ci sono facce di persone che sono al momento missing, magari un teenager che è sparito, se lo trova usa Polly per via voce notificare e dire al poliziotto c'è una persona missing vicino a te, e il poliziotto usando Lex via voce, quindi senza usare le mani che devono restare libere perché il poliziotto ne potrebbe aver bisogno, può chiedere informazioni, può chiamare supporto, può interagire con il device usando la voce. Ecco, tutto questo per farvi un'idea che partendo dall'infrastruttura di base poi si può crescere e salire virtualmente dove volete, e quindi partire da un'applicazione tradizionale e poi estenderla e aggiungere un po' di intelligenza artificiale non è poi difficile come potrebbe sembrare. Grazie.